Ragazzi, io ve l'avevo promesso e finalmente siamo arrivati. Il voto, il pagellone, chiamatelo come volete, al calciomercato della Juventus e quindi a tutte quelle che sono state le operazioni di mercato gestite da Cristiano Giuntoli. È stata un'estate calda, non solo per la temperatura, veramente a Torino è stata rovente. Giuntoli penso che adesso possa prendersi 2 mesi di ferie tranquillamente, andarsene in riva al mare in una spiaggia per rilassarsi e recuperare energie. Ovviamente sto scherzando, quando lavori per la Juventus difficilmente riesci a staccare così tanto, anzi praticamente è impossibile, e Giuntoli continuerà ovviamente a svolgere il suo lavoro per tanto tempo. L'estate scorsa andava di moda dire: ma che cosa ha fatto Giuntoli in tutto questo tempo, perché è stato preso? Beh, ha iniziato a programmare, perché l'anno scorso, arrivato a luglio, non aveva avuto modo di creare una campagna acquisti, e in questi mesi è invece andato a mettere avanti diverse operazioni di mercato che poi si sono rivelate anche programmate con largo anticipo, come per esempio la trattativa legata a Thiago Motta, ma anche di questo parleremo. Come al solito io vi invito a lasciare un mi piace, a farmi sapere qui sotto nei commenti secondo voi quale voto merita il calciomercato della Juventus. Io ho deciso di fare una sorta di panoramica generale di tutto l'argomento, partendo da un lieve riassunto e arrivando a dare delle valutazioni a 4 topic differenti, che non possono ovviamente essere ancora conclusivi perché abbiamo necessità di vedere dal punto di vista finanziario queste operazioni, che cosa hanno portato poi nel concreto. Ma oggi siamo ancora troppo indietro, dovremmo aspettare almeno fine settembre, inizio ottobre. Quindi partiamo subito con la tabella generale degli acquisti e delle cessioni. Ho messo aiuto tra parentesi, perché quando ho visto questo tweet del mio amico Romeo Agresti mi sono un attimino preoccupato. Tanti, se non tantissimi, acquisti, ma la tabella delle gestioni è qualcosa di folle, tant'è che ho utilizzato l'emoticon che c'è anche sul mio canale Twitch, riservata agli abbonati in chat, questa emoticon infiammata, infuocata di Cristiano Giuntoli. Ci sono state credo 21 operazioni in uscita più una decina in entrata, quindi oltre le 30 operazioni di mercato che riguardano solo ed esclusivamente i giocatori, senza considerare lo staff, gli allenatori, eccetera eccetera. 30 operazioni tra entrata e uscita. Sono tante. Sono tantissime. E quindi adesso andiamo a suddividerle in diverse tipologie. Per esempio, cessioni minori ed esuberi. Le operazioni minori sono quelle che hanno visto salutare Nonge, Ache, Frabotta, Asa, Barbieri e Sekulov. Minori non perché i giocatori siano scarsi. Anzi, Nonge e Asa sono due giocatori che di cui si è parlato tantissimo, bene anche, però sono state fatte delle scelte, questi giocatori non sono stati ritenuti all'altezza e sono stati ceduti. Abbiamo degli esuberi come Arthur, Kostic e Thiago Jalot, con ancora dei mercati aperti. Io sto registrando alle 6 del 31 di agosto, quindi magari quando uscirà questo video, il primo di settembre, questi giocatori potrebbero anche essere già andati fuori, ma questo veramente poco cambia. E abbiamo un arrivederci, cioè quello di Miretti, che va in prestito al Genoa, un prestito di un anno, quindi poi l'anno prossimo vedremo quale sarà il destino di Miretti, secondo me unito a quello di McKennie, che invece ha rinnovato, prolungato il contratto di un ulteriore anno. Quindi quello che mi aspetto l'anno prossimo è il rientro di Miretti e la cessione di McKennie, ma è ancora un po' troppo presto per parlare di questo. Abbiamo l'autofinanziamento, e cioè tutte quelle risorse che sono state utilizzate da Giuntoli per creare un tesoretto derivate da attività di scouting degli anni precedenti e next gen. Ovviamente anche sulle operazioni minore qualche soldino è entrato, però erano meno impattanti rispetto a quelli che vedete qui, perché Kai Jorge, Iling Junior, Barrenechea, Sule, Huizen, Hans Nicolas Caviglia, Facundo Gonzalez, Moise Kean, tutti i giocatori di cui si è discusso tanto negli anni, la Juventus è andata ad accaparrarseli in seguito ad alcune operazioni di mercato. Bene, per i cartellini, considerando anche Nicolussi e Facundo che hanno dei prestiti con diritto obbligo di riscatto, come nel caso di Facundo un diritto che può diventare un obbligo, la Juventus andrebbe a guadagnare quasi, anzi più di 92 milioni di euro. Se andiamo ad aggiungere anche i bonus, che sono circa 20 milioni, ecco che arriviamo a 112 milioni di euro che la Juventus potrebbe guadagnare soltanto dalle cessioni di questi giocatori, di questi ragazzi che non sono stati ritenuti all'altezza.
Per rispondere a una domanda che si è fatta tanto anche durante quest'estate, che più che una domanda era una critica, no, la Juventus non ha deciso di mollare il progetto Next Gen, perché quando la Juventus ha scelto di vendere determinati profili, tante persone dicevano, ecco, il progetto Next Gen non serve a niente, ecco, la Juventus vende i giovani, ecco, la Juventus non ha più interesse nell'aspettare. Non è vero. Le prime due formazioni di Thiago Motta sono state tra le formazioni più giovani in assoluto della Juventus nell'epoca dei tre punti. Le ultime due formazioni della Juventus, quindi le prime due schierate da Thiago Motta, hanno visto all'esordio dei giocatori come Bangula e Savona, che non aveva mai giocato nella Juventus, non aveva mai giocato in Serie A e sono stati decisivi, addirittura con un gol a testa. Bangula è entrato anche in più marcature con degli assist procurati. Quindi no, non è così, senza considerare Fagioli, Yıldız e tanti altri che verranno sempre aggregati alla prima squadra, rimarranno e diventeranno dei veri e propri perni fondamentali. Yıldız quest'anno ha preso la numero 10, tanto per dirne una, quindi sicuramente un'investitura di livello. Quindi no, la Juventus non è che ha rinunciato ai giovani, non è assolutamente così, ma ha fatto delle scelte. Su alcuni ha deciso di separare le strade, quelli che venivano dal vivaio, che sono stati scelti, sono stati trovati, selezionati negli anni precedenti, la Juventus ha deciso semplicemente di monetizzare per scommettere su altri profili. Semplice, chiaro, lineare e giusto. I contratti pesanti. Perché la Juventus, salutando Alessandro, Rabiot, Szczęsny, Chiesa, Rugani ed Esciglio, è andata a togliersi 51.73 milioni di stipendi lordi. Poi bisogna ragionare su alcune cose, per esempio Rugani ha rinnovato al ribasso, quindi un giocatore che comunque avrà un peso a bilancio, bisognerà vedere se lo stipendio sarà tutto pagato dall'Ajax oppure no, quindi un piccolo asterisco, ma questo non è a tutti gli effetti un video di finanza, quello arriverà quando ci sarà il bilancio eccetera eccetera, o per dire nel caso di Szczęsny o di De Sciglio c'è stata una buona uscita, quindi ci sarà sicuramente un risparmio minore perché sono stati corrisposti dei soldi a questi giocatori, Szczęsny per rescindere il contratto, De Sciglio per accettare l'Empoli, dato che aveva un ingaggio superiore a quello che poteva essere l'opzione dell'Empoli, quindi la Juventus ha aiutato. A questi dobbiamo aggiungere i 12 milioni più 3 di bonus del cartellino di Federico Chiesa e le rescissioni del contratto di Massimiliano Allegri, anche qui con una buona uscita molto simile a Szczęsny nella situazione di Allegri, è quello di Pogba che non ha rescisso il contratto ma in questo momento percepisce il minimo salariale di 2.000 euro al mese da parte della Juve. Quindi a quei 51 milioni, tolte le buone uscite, tolto Rugani, ma aggiunti i contratti di Allegri e Pogba, abbiamo un risparmio ancora maggiore da parte della Juve, che sommato ai 100 milioni circa derivati dalle cessioni dei giocatori che erano stati frutto di scouting o prodotti dalla Next Gen, capite bene che la Juventus ha iniziato a lavorare bene anche dal punto di vista finanziario ed è questo che ha permesso alla Juve di fare determinati colpi di mercato. E infatti questo si traduce in tanti acquisti, perché la Juventus ha acquistato Di Gregorio, ha acquistato Cabal, ha acquistato Kalulu, ha acquistato Azic, ha acquistato Douglas Luiz, ha acquistato Kefren Thuram, ha acquistato Kop Meiners, ha acquistato Nico Gonzalez e ha preso in prestito con Seisau. Di questi giocatori, mi manca anche il fiato per cercare di raccontare tutto, la Juventus ha speso, di parte fissa di giocatori che sicuramente verranno pagati, 174 milioni, che sono tanti, però abbiamo visto anche che la Juventus ha avuto un risparmio all'interno di determinate trattative. Più ci sono dei bonus, che possono essere semplici bonus come nel caso di Gregorio, che è un prestito con obbligo di riscatto con 2 milioni di euro di bonus, nel caso di Kalulu ci sono 14 milioni di diritto di riscatto più 3 di bonus, quindi non è nemmeno detto che la Juventus vada a riscattare il giocatore o nel caso che vada ad attribuire tutti i bonus, come nel caso di Nico Gonzalez, che è un prestito con obbligo, ma non è detto che la Juventus andrà a dare tutti i bonus, come nel caso di Kop Meiners, tra oneri accessori, bonus più facili, bonus meno facili, per esempio c'è un bonus che prevede che la Juve vinca la Champions, che dovrebbe essere circa 2-3 milioni di euro, non è detto che la Juventus andrà a pagare questi soldi. Io mi auguro di sì, mi auguro che la Juventus possa pagare tutti i soldi possibili di tutti i bonus, perché significa essere andati molto bene, ma significa anche che quei 68 milioni della casellina gialla possono non diventare quei 242, che è la somma con i 174 del valore di acquisto. Ripeto, io mi auguro di pagare ogni singolo centesimo, perché significherebbe essere andati molto molto bene dal punto di vista sportivo. Però questa è stata la strategia della Juve, che è andata ad acquistare giocatori
definitivamente, è andata a prendere giocatori in prestito secco come con Seisao, dove dentro i 7 milioni del prestito ci sono anche le spese dello stipendio, è andata a prendere giocatori con obbligo di riscatto come Nico Gonzalez o come Di Gregorio, o con il prestito con diritto come Kalulu, quindi per poi valutare appositamente il giocatore dopo aver visto anche dal punto di vista fisico come se la cava dopo un anno di inattività. Questa è stata la strategia di Giuntoli. Iniziamo a sviscerare, andiamo a tagliare un pochettino il tutto e quindi occupiamoci delle cessioni. Le cessioni sono state un argomento molto discusso per Giuntoli, principalmente per le dinamiche. Le dinamiche, cioè presentarsi in conferenza stampa e per bocca di Thiago Motta mettere fuori rosa determinati giocatori, tra cui Federico Chiesa, roba non banale. Ora, col senno di poi, secondo me possiamo dire che questa strategia, questa linea comunicativa ha pagato in positivo, e io stesso ero stato uno di quelli che non aveva sposato subito questa tipologia, questa scelta. E no, perché avevo paura che determinati giocatori potessero non andarsene o essere regalati, eccetera, eccetera. Tre giocatori sono rimasti, hanno rifiutato tutto, ma in questo momento sono comunque fuori dal progetto Juve, e Thiago Motta in conferenza stampa ha detto aspettiamo anche gli altri mercati. Poi era, penso, preventivabile, era messo in previsione che non si riuscisse a fare tutte le operazioni necessarie, però soltanto tre giocatori rimasti al netto di tutte le operazioni, che erano più di 30, le abbiamo viste prima, insomma è un ottimo lavoro, veramente un ottimo lavoro. McKennie reintegrato alle condizioni di contratto che erano state proposte dalla Juventus, i giocatori che erano in scadenza sono stati ceduti, McKennie che ha rinnovato è rimasto, Chiesa in scadenza se n'è andato, Szczęsny ha rescisso, giocatori con la scadenza di contratto come Rabiot non sono stati rinnovati, quindi un risparmio anche quello da parte della Juve. Poi possiamo dire forse che ci sono stati alcuni giocatori ceduti a un prezzo troppo basso? Secondo me sì, faccio un esempio, Usen e Sule mi aspettavo di guadagnare di più. Però tutte queste cose vanno messe all'interno del calderone delle cessioni, dalla linea comunicativa alla mole di lavoro svolto, a quello che si è fatto, e secondo me il voto alle cessioni della Juventus è 9,5. Non dico 10 perché sono rimasti questi giocatori, non siamo riusciti a cederli tutti, però 9,5. Con anche questa eccezione saremmo andati 10 senza problemi, anche perché poi il voto, la valutazione la fa il mercato, e chi se ne frega se Luca Toselli voleva vendere di più Wisen o Sule, poi bisogna prendere i fatti sono questi. Giuntoli è stato magico sul mercato, veramente un capolavoro da parte di Giuntoli. Poi beh, gli acquisti, anche in questo caso io credo che la valutazione sia molto positiva, vi dico che il voto che do agli acquisti è 9, qualcuno mi dirà troppo poco, o troppo e basta, ma vado a spiegarvi la mia visione. Con me ne resterà il primo obiettivo ed è arrivato. La Juventus ha fatto un mercato tutto orientato sull'arrivo dei Kobe Mainers e l'ha fatto arrivare. E già questo è super positivo, perché significa avere le idee chiare, da subito, programmare secondo un obiettivo. La Juventus l'ha completato e già questa è un'ottima notizia. La rosa è migliorata. Prendi quella dell'anno scorso, prendi quella di quest'anno, faccio un esempio, il centrocampo, che è sempre stato un reparto un po' tabù negli ultimi anni della Juve, beh, oggi la Juventus è un centrocampo, davanti a un potenziale offensivo di livello. Poi andiamo a ragionare sulle criticità della rosa, perché ci sono, ma nel complesso credo che la rosa sia migliorata. Non arriva al 10 il mercato in ingresso per i discorsi legati a Calafiori e Todibo. Su Calafiori sono stato d'accordo, non aveva senso andare fino in fondo. Su Todibo secondo me abbiamo un po' rischiato, perché poi per fortuna la Juve è riuscita a fare Kalulu ed è riuscita tra virgolette a camuffare quello che poteva essere a tutti gli effetti una delusione di mercato, anzi per me è stata una delusione di mercato, era già un piano B che poi ci è sfuggito sotto il naso. Quella è stata secondo me l'unica vera grande brutta figura di Giuntoli sul mercato, una, e succede, il mercato è fatto di brutte figure, sono all'ordine del giorno, ci mancherebbe altro. Anche gli obiettivi secondari sono stati raggiunti, faccio un esempio, Cabal, giocatore che è arrivato, l'abbiamo visto, non ha prezzo chissà che tipo di costo, è un titolare e le prime due partite di campionato le ha fatte anche molto bene. Sancho, per me Sancho non era un obbligo, era un plus, ve l'ho sempre detto, non puoi valutare il mercato della Juventus, arriva Sancho o non arriva Sancho. Il mercato della Juventus è stato un mercato di altissimo livello, altissimo, al di là di Sancho, al di là di Calafiori, al di là di Todibo.
se ci fermiamo a ragionare solo sulle cose che non sono andate bene, allora stiamo ignorando tutto il lavoro che è stato fatto. E secondo me non è giusto, semplicemente, non è giusto nei confronti di chi ha lavorato duramente tutta estate per arrivare a questa situazione di Juventus. La sostenibilità l'abbiamo vista, ci sono state delle operazioni molto intelligenti anche dal punto di vista finanziario. Sui costi, ecco, potremmo fare una piccola apertura, un piccolo asterisco. Esempio, con Mainers l'Atalanta la valutava a 60, l'hai preso a 60, Nicola l'Atalanta la valutava a 38, l'hai preso a 38. Su quelle operazioni lì forse si poteva scavare un po' di più, e per fare questo dovevi cercare di non bloccarti a luglio, perché c'è stato quel blocco a luglio, con poi quel pomeriggio in cui si sono sbloccate tante trattative, Nico con Sessao eccetera eccetera, e lì la Juventus è iniziata a respirare. Probabilmente non bloccandoti a luglio su determinate operazioni saresti riuscito anche a trattare al ribasso questi giocatori. Poi ti sei ritrovato nella crisi del oddio mi sta finendo il mercato e sei stato costretto a pagare il prezzo che richiedevano le altre squadre. Però ribadisco, io credo che vada valutato il generale, e anche sugli acquisti Cristiano Giuntoli si è mosso divinamente bene. Sulla rosa, un po' di criticità. Sulla rosa di Cotto e mezzo, perché non è stato un mercato da 10, è stato un mercato di grandissimo impatto. Credo che nella storia della Juventus sia davvero vicino per qualità, per impatto che può avere sulla rosa, che non significa i giocatori che hai preso oggi sono forti come quelli che avevi preso prima, ma l'impatto che avrà sulla rosa, quindi la miglioria effettiva sulla rosa, lo metto vicino a quello dell'estate in cui poi andiamo a creare la squadra, che va a Cardiff, quindi Higuain, Benatia, Pjanic, Dani Alves, Cuadrado, Piazza. Quest'anno ne hai fatti anche di più, l'avevi comprato anche a clausole rescissorie, quindi avevi trattato anche decisamente meno, non avevi fatto tutte quelle cessioni. Questo è un mercato che, devo dirvi la verità, considero molto più capolavoro di quello, anche se là sono stati comprati dei giocatori di primissima fascia. Non c'è un Higuain probabilmente qui in mezzo, non c'è un giocatore dal valore assoluto che era quell'Higuain lì, ma non è questo il punto, non sto facendo un parallelo nella qualità dei giocatori che sono stati acquistati. Criticità, un vice Vlahovic, perché Milik c'è, Milik è rimasto, però secondo me lì si poteva ancora intervenire, poi magari qualche giocatore aggregato dalla next gen andrà a colmare questa criticità, perché Thiago Motta ci ha fatto vedere che non ha problemi a buttare nella mischia un ragazzo. Centrale mancino, non so dire gli anni che siamo qui a dire che la Juventus dovrebbe acquistare un centrale mancino e continua a non farlo. Calafiori è stato anche l'unico nome vero e proprio su cui si è circolato. Saltato Calafiori, ci siamo dovuti rassegnare. Oggi è Bremer il nostro centrale di sinistra, che non è mancino. E sui terzini secondo me c'è un po' di criticità anche qui, perché è vero che Kalulu e Cabal sono stati presi perché possano giocare centrali o terzini. Ecco, Cabal potrebbe essere il centrale mancino di cui parlavamo, ma Thiago Motta lo vede come esterno. Però gli altri sono Cambiaso, che abbiamo visto anche già più alto, Danilo, che abbiamo visto forse in questo momento non dà particolare garanzia a Thiago Motta, gli aggregati, che oggi sono giocatori della prima squadra a tutti gli effetti, Savone e Rui, dovranno fare un po' gli straordinari, perché anche numericamente secondo la Juventus dietro un po' corta. Queste sono le tre criticità di mercato, e ognuna di esse va a togliere mezzo voto a quella che è la valutazione sulla rosa, ma anche qui vi dico che la rosa della Juve per me quest'anno è di assoluto livello, e se vado a vedere le rose in Serie A, meglio di quella della Juve c'è solo quella dell'Inter, ma siamo veramente vicinissimi. Se c'era un gap prima che era di un certo livello, ok, più o meno accentuato a seconda di quelle che sono le convinzioni di ogni persona, secondo me adesso è molto colmato questo gap, cioè quasi siamo veramente lì. Questa è l'impressione che ho io, questa è la mia lettura, semplicemente. Potete essere d'accordo come no, per me, risolte queste tre criticità, la rosa della Juventus è di assoluto livello per quello che è un campionato di Serie A di questo tipo, con il livello attuale del campionato di Serie A. Allenatore, perché tante volte noi non prendiamo in considerazione Thiago Motta, ma Thiago Motta è stata a tutti gli effetti una persona di mercato. E allora sulla scelta dell'allenatore io voto 10, perché questo, quello di Thiago Motta, è il profilo perfetto per partire, anzi per ripartire, dopo un nome molto ingombrante come quello di Massimiliano Allegri,
e quindi anche il calciomercato che è stato fatto sull'onda di quella che doveva essere l'input di Thiago Motta per avere la squadra con la Thiago Motta, anche la scelta dell'allenatore deve essere valutata, e per me valutata con il voto 10. Quindi mettendo tutti insieme queste cose qui e andando a fare una media matematica, io aggiuntoli vado a dare un voto equivalente a 9 più in questa sessione di mercato per quanto riguarda gli acquisti, le cessioni, il valore della rosa, la scelta dell'allenatore. 9 più. Poteva essere anche qualcos'altro, potrebbe essere anche qualcos'altro, attenzione, perché c'è il mercato in Arabia che è ancora aperto, quindi potrebbero partire anche altri giocatori. C'è la valutazione economica da fare, che non abbiamo ancora preso in considerazione, poi ci sarà l'assemblea dei soci, l'approvazione del bilancio, andremo a vedere proprio numeri alla mano, freddi numeri su carta all'interno di tabelle, che cosa sarà successo, e quindi quello potrà essere anche un modo per aumentare o diminuire il voto di Giuntoli. Non credo che aumenterebbe di tanto, non credo che diminuirebbe di tanto, si va in un range di 9-9,5, però per me il voto di Giuntoli, e quindi ho aspettato tutto questo tempo per mettermi, come hai messo qui, cerchiamo di metterci allo stesso modo, ho fatto la stessa faccia che mi fa troppo ridere quando vedo questa faccia, ma credo che Giuntoli abbia fatto veramente un mercato di altissimo livello, mi ha fatto un piccolo grande capolavoro, e ora la Juventus deve cercare di usufruire di tutto questo lavoro di Cristiano Giuntoli. E non dimentichiamoci che si è aperto un nuovo ciclo, quindi non significa che tutti i mercati della Juventus saranno di questo tipo, anzi è molto probabile che non sia così, anzi è praticamente certo che non sarà così, ma per iniziare un ciclo era necessario anche creare una nuova spina dorsale della squadra, immagine e somiglianza di quelle che sono le volontà dell'allenatore, ed è giustissimo che sia così. E quindi ragazzi, dopo il voto, il pagellone del mercato che avete appena visto, io vi rimando al video che invece ho pubblicato ieri, e cioè la mia prediction, la mia previsione su quella che sarà la classifica finale di Serie A, dove spiego anche, secondo me, se la Juventus potrà vincere oppure no questo campionato. Se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui sopra nelle schede, vedete anche un QR code dove ci sono tutti i social a mia disposizione. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, vi invito a scrivere nei commenti, non l'ho ancora fatto, pessimo youtuber, anche le vostre valutazioni per quanto riguarda il mercato della Juventus, cercate di utilizzare anche voi la media di queste quattro metriche che ho voluto utilizzare anch'io, e niente, noi ci vediamo stasera su Twitch con la live reaction a Juventus Roma e tutti i contenuti su YouTube dal post partita al solito che facciamo in occasione di ogni match della vecchia signora. Abbiamo finito il mercato? Bene, sono contento, ora non ne parliamo più. Ciao!